La Biblioteca Comunale Corrado Confalonieri legge, in occasione della Giornata della Memoria, La città che sussurrò, per non dimenticare. La città che sussurrò. Testo di Jennifer Eldren. Illustrazioni di Fabio Santomauro. Edizioni Giuntina. Ci sono dei nuovi amici in cantina, Annette, mi disse la mamma quando mi svegliai. È ora di portargli giù la colazione. Mi fermai in cima alle scale. La cantina mi faceva paura a causa del buio, ma le voci che sussurravano mi dettero coraggio. Arrivata in fondo, entrai nella stanza segreta, dove nascondevamo degli ebrei danesi dai nazisti. Una donna e suo figlio sedevano sopra una branda. «Io sono Annette», dissi mostrando loro il cestino. «La mamma gli ha preparato la colazione». «Io sono Carl». Il bambino prese il cestino e diede alla madre una pagnotta e un uovo sodo. «Vi ringraziamo», disse lei. Tornata su, mi sedetti per fare anch'io colazione. «Per quanto tempo rimarranno i nostri nuovi amici?» chiesi. «2 notti. La terza notte una barca li porterà in Svezia», rispose papà. «Finché rimarranno qui avremo bisogno di più pane», disse la mamma. Dopo colazione andai dal fornaio. Gli sussurrai. «Ne ho messo un po' di più», sussurrò anche lui mentre mi consegnava un sacchetto pieno. «Fai attenzione». Tornando a casa, vidi dei soldati nazisti bussare una porta dall'altro lato della strada. Nonostante si trovassero nella mia città da molto tempo, ogni volta che li vedevo avevo un sussulto. «Mamma, mamma, papà, ci sono dei soldati dall'altra parte della strada!» dissi appena tornata a casa. La mamma diede 3 colpetti sulla porta della cantina per avvisare i nostri amici di stare in assoluto silenzio. Dopo che i soldati se ne furono andati, papà levò lo sguardo verso il cielo nuvoloso. «Niente luna stanotte. Sarà difficile per i nostri amici trovare il porto al buio». Il giorno dopo portai di nuovo del cibo nella cantina, lasciando che le voci che sussurravano mi guidassero giù lungo le scale. «Questo vi aiuterà a far passare il tempo», disse a Carl, dandogli dei libri. Lui li prese e sorrise. «Mamma, ho bisogno di altri libri», disse appena risalite le scale. Dopo colazione andai in biblioteca. «Abbiamo nuovi amici», sussurrò la bibliotecaria. «Stai attenta», sussurrò anche lei consegnandomi altri libri. Tornando a casa, vidi i soldati nazisti bussare alla porta dei nostri vicini. «Mamma, mamma, papà, i soldati sono dai vicini», disse appena entrata in casa. La mamma diede 3 colpetti alla porta della cantina. Dopo che i soldati se ne furono andati, papà osservò il cielo nuvoloso. «Niente luna nemmeno stanotte. Forse le nuvole si diraderanno domani». Di nuovo, la mattina seguente, lasciai che le voci che sussurravano mi guidassero giù per le scale buie. Quando Carlo prese il cestino della colazione, un sasso a forma di cuore cadde sul pavimento. Carl lo raccolse. «L'ho trovato con mio papà l'ultima volta che siamo andati a passeggiare sulla spiaggia. È bellissimo». «Annette, abbiamo bisogno di altre uova», disse papà dopo colazione. Allora mi recai alla fattoria.
Abbiamo dei nuovi amici, sussurrò il contadino. Auguragli ogni bene, sussurrò anche lui, consegnandomi delle altre uova. Sulla via del ritorno, scorsi dei soldati nazisti dirigersi verso la nostra casa. Presi una scorciatoia ed entrai dalla porta posteriore. Mamma, mamma, papà, i soldati stanno venendo a casa nostra! Non mi risposero. In casa non c'era nessuno. Diedi 3 colpetti alla porta della cantina. Poi mi sentii bussare alla porta d'ingresso. Boom, boom, boom! Aprì uno spiraglio. Abbiamo sentito dire che in questa casa qualcuno nasconde degli ebrei, disse un soldato spalancando la porta. Non ne so nulla, risposi cercando di non far tremare la voce. Quando li troveremo arresteremo tutti, mi avvisò l'altro soldato. Tremando, chiusi la porta. I soldati sono stati qui, dissi quando mamma e papà tornarono a casa. Stanno cercando gli ebrei nascosti. Brava Annette, disse papà abbracciandomi. I nostri amici devono partire stanotte, anche se è nuvoloso. Ma come facciamo a fargli raggiungere il porto sani e salvi? Allora pensai a come avessi avuto paura della cantina buia e come le voci che sussurravano mi avevano guidato lungo le scale. Papà, e se la gente stesse vicina alle porte delle case, e sussurrando guidasse i nostri amici fino alla barca? Proposi. Papà rimase in silenzio. Stava riflettendo. La tua idea potrebbe funzionare. Aiutami a metterla in pratica. Corsi dal fornaio, dalla bibliotecaria, dal contadino e gli spiegai il nostro piano. Accettarono di aiutarci e di spargere la voce nel villaggio. A mezzanotte, Carl e la sua mamma uscirono dalla cantina. Carl posò nella mia mano il sasso a forma di cuore. Ricordami sempre, Annette. Avvicinai quel piccolo cuore al mio. Dopo che Carl e la sua mamma si immersero nella notte, mi sposi il più possibile dalla finestra della mia camera. Sentii il nostro vicino sussurrare dalla sua porta. Di qua! Stava guidando Carl e la sua mamma verso il porto. Poi anche il vicino del nostro vicino sussurrò di qua. I sussurri continuarono di vicino in vicino finché Carl e la sua mamma non raggiunsero la barca. Strinsi il sasso nella mia mano e li immaginai mentre camminavano liberi sulla spiaggia in Svezia.